Ok, parliamo di arco istintivo o ricurvo o lombo o comunque archi tradizionali. Quali sono poi gli archi tradizionali alla fine? Possono essere questi? Ecco, questo è un lombo di un'amica, oppure un altro ricurvo tradizionale, o ancora un ricurvo tradizionale, infitarco, arco istintivo. Ho ancora un lombò della super campionessa del mondo numero 1 e la super campionessa del mondo numero 2. Ecco, questi sono gli archi tradizionali. Vediamo come parlarne, come approcciarsi al tiro con l'arco tradizionale. E adesso vedremo qualcosa che ho già fatto e che comunque secondo me ne parla in modo abbastanza adeguato al tiro che vorremmo fare. Comunque poi ne discuteremo ancora. Vorrei oggi fare qualche considerazione sugli archi tradizionali, come l'arco istintivo, l'arco lombo. Questo è un arco ricurvo, per la fitarco la denominazione esatta è arco istintivo. Istintivo ci sta questa parola perché effettivamente chi acquista un arco e vuole adoperare questa tipologia di arco, effettivamente ha poco senso effettuare collimazioni o comunque effettuare delle mire statiche, ma ha enormemente senso, perché anche dal punto di vista filosofico nasce, e soprattutto dal punto di vista ancestrale, nasce come strumento di caccia, come strumento di caccia immediato, no? Un strumento di caccia nel quale la preda passa velocemente, io devo essere in modo immediato poter cacciare. Sì, diciamo che questi archi sono nati per la caccia. Intanto voglio subito mettere in chiaro che non sono cacciatore. Non è che odio chi va a caccia, ci mancherebbe, però non sono cacciatore, non la concepisco e quindi anche i cacciatori sono bestioline di Dio e bisogna che ce le teniamo. Comunque il tiro con l'arco di questo tipo è nato per simulare la caccia, simulazione venatoria, e diciamo che la stragrande maggioranza dei tiri che vengono fatti, adesso vedremo dal punto di vista sportivo, sono di questo tipo. Ciò non toglie che comunque lo si possa utilizzare in qualsiasi particolare tipologia di tiro fitarco. Vediamo adesso il video come prosegue. Dalla caccia si è passata allo strumento sportivo e quindi in questo momento parliamo unicamente di strumento sportivo. E quindi, se vogliamo adoperare quest'arco come attrezzo sportivo, di simulazione venatoria o tiro 3D o lantere fibre, quello che vogliamo, non ha nessuna importanza a questo punto, dobbiamo usarlo nella maniera consona, no? Nella maniera consona per la tipologia di arco, lo stesso vale per l'arco lombo. Se noi vogliamo usare un arco che ha estrema precisione, ma non solo dal punto di vista di strategia, di metodo di tiro, ma anche dal punto di vista del materiale, usiamo l'arco lombo, che ci darà anche tantissime soddisfazioni. Se vogliamo usare queste tipologie di armi, che sono molto leggeri, che per l'appunto prevedono un tipo di tiro anche un tantino filosofico, perché è giusto che sia così, no? Che ci deve dare queste soddisfazioni un pochettino più interiori, un pochettino più interne, un pochettino più verso noi stessi, sentirsi più partecipi, essere un tutt'uno, è vero, è così, essere un tutt'uno con l'altro. Noi possiamo tranquillamente utilizzare quest'arco senza minimamente preoccuparci di dover posizionata la punta della freccia rispetto all'avversario. E questo lo possiamo fare tranquillamente. L'allenamento è banalissimo,
non dobbiamo far altro che lasciarsi guidare dal nostro subconscio interiore, che istinto, che poi non è istinto, ma non c'è nel nostro DNA intercollato, ma il nostro istinto di colpire, di indicare, di proiettare qualcosa verso un bersaglio. E questo lo possiamo tranquillamente fare lasciandosi proprio guidare da questo. Quindi guardiamo il centro del bersaglio, ci concentriamo sul centro del bersaglio e con la freccia molto vicina alla mano noi possiamo tranquillamente lasciare che il braccio si posizioni nel punto giusto. Io consiglio sempre non di prendere infradito, ma di prendere sotto cocca, perché è molto più facile andare a avere un ancoraggio ripetibile, è molto più facile avere una visuale sul bersaglio senza piegare troppo l'arco. Sì, mi piace pensare che il tiro con l'arco sia in effetti un qualcosa più che ti scaturisce, no? Che ti viene un po' distinto, che ti viene un pochettino da dentro, anche perché non avrebbe comunque senso se vogliamo a tutti i costi utilizzarlo come un mezzo di precisione, e mi piace di più pensarlo in questo modo qua. Comunque vedremo anche dal punto di vista più laico e pragmatico come attivare questo genere di tiro. Intanto per il momento vediamo come si tira, facciamo qualche esempio di tiro e basta. In questo modo pieghiamo leggermente l'arco, la posizione della mano è sempre quella corretta, e ci lasciamo guidare dal nostro braccio senza guardare la punta della freccia, andiamo in ancoraggio e rilasciamo in modo veloce la freccia, e la freccia andrà al centro del bersaglio. Sempre usando la tecnica che abbiamo imparato, l'arco nudo, quella che usiamo per l'arco nudo, va benissimo anche per gli archi tradizionali. Come vedete, se abbiamo una tecnica corretta, anche con l'arco estremamente leggero, non abbiamo problemi, nessuna dragona, non si stringe l'arco ovviamente, andiamo in ancoraggio, ci lasciamo guidare e la freccia andrà assolutamente nel centro del bersaglio. Avete visto? Che l'arco non ha avuto nessuno sbandamento di nessun genere se abbiamo utilizzato una tecnica corretta, la famosa espansione sui piani, quindi spinta e trazione perfettamente allineato sui piani verticali. Questo funziona benissimo, funziona alla perfezione. Sì, in effetti questa tecnica funziona alla perfezione, funziona bene, però diciamo fino a un certo punto effettivamente non è così semplice e non è neanche per tutti. Diciamo che questi generi di archi sono molto difficili da essere utilizzati. Comunque adesso vediamo come è un approccio un pochettino laico e pragmatico al tiro con l'arco istintivo e con l'obò. Vediamo un po'. Non proprio, sempre. Questo funziona molto bene fino a 18 minuti. Fino a 18 metri possiamo dire di avere una precisione accettabile, mai, assolutamente mai, una precisione come per l'arco nudo. Ma abbiamo una precisione accettabile, specialmente per quanto riguarda tipologie di bersagli diverse, specialmente nel 3D dove è difficile valutare la distanza, specialmente nei bersagli mobili dove ci sono gare con bersagli mobili, o comunque bersagli che implicano una velocità di tiro esattamente adeguata a quella che era ancestralmente la caccia con l'arco. E cosa succede dai 18 metri in avanti? Sappiamo che anche con l'arco istintivo e con l'arco robot si tira a 50 metri. Cosa dobbiamo fare in quei casi? È estremamente difficile utilizzare lo stesso metodo istintivo che utilizziamo fino a 18 metri. Perché effettivamente la caccia poi non va oltre i 18 metri, la caccia vera e propria. Cosa dobbiamo fare? Ebbene, lì entra in gioco il cosiddetto gap shooting. E il gap shooting non è una vera e propria mira, perché il gap shooting prevede di comunque concentrarsi sul centro del bersaglio, ma essere consapevoli di dov'è
dove è posizionata la punta della freccia in relazione alla distanza tra l'arciere e il bersaglio stesso. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. Lo diceva anche Howard Hill, il più grande tiratore di long bow di tutti i tempi, che con la visione periferica o visione secondaria, come diceva lui, era comunque consapevole sempre di dover pur sfocata la punta della freccia e in relazione ovviamente alla distanza, in tal modo colpire il bersaglio. Sì, mi piace pensare anche al gap shooting come una sorta di tiro istintivo, anche nonostante il gap shooting. In effetti io tiro anche così con l'arco nudo, la punta della freccia non è che la collimo, è sempre in un posto diverso, dipende dalle minime posizioni della mia postura. Io metto fuoco al centro del bersaglio, mi concentro esclusivamente su quello e lascio ballonzolare la punta della freccia. Certo, è molto più preciso perché la punta della freccia è sempre nello stesso più o meno punto, ma sempre più o meno, è solo un pochettino più preciso. E nel gap shooting io la vedo comunque così, non deve essere proprio un tiro con un falso scopo, anche se molti pensano che è la stessa cosa gap shooting e falso scopo, ma se io ho un falso scopo mi concentro e collimo sul falso scopo, se ho un gap shooting invece non è che collimo sul gap, vedo il gap e ne tengo conto, la punta è sempre in visione secondaria e non faccio altro che avere questo, tenere conto di questo, ma la mia concentrazione è sempre e solo sul centro del bersaglio. Però questo cosa ci contrappone? Ci contrappone che effettivamente noi dobbiamo essere consapevoli della distanza di mira. Oltre i 20 metri dobbiamo, pur in modo non del tutto conscio, essere consapevoli della distanza a cui stiamo tirando. Quindi prima di tirare dobbiamo, ahimè, mettere nelle variabili la distanza tra noi e il bersaglio. E di lì il nostro cervello lavorerà di conseguenza dove sarà posizionata la punta della freccia in modo assolutamente automatico, e la nostra visione secondaria ne terrà conto per poter scagliare la freccia e colpire il bersaglio con una certa precisione. Questa precisione non sarà mai, 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 mai come con l'arco nudo. L'arco nudo sarà sempre a parità di tecnica, a parità di destrezza, sarà sempre eccezionalmente più preciso che gli archi tradizionali. Non ci sono dubbi su questo punto, non c'è dubbio alcuno. Beh sì, in effetti lo vediamo nelle grandi competizioni internazionali, nei mondiali, nei campionati europei, dove si fanno più o meno sempre gli stessi percorsi, i punteggi dei archi istintivi sono sempre inferiori ai punteggi degli archi nudi. È molto difficile, non capita quasi mai, che in squadra, visto che si può scegliere tra arco nudo e arco istintivo, che in squadra ci sia un arco istintivo. Ci sarà in qualche squadra un arco istintivo se è molto bravo e non hanno un arco nudo altrettanto bravo, se no sarà sempre l'arco nudo che farà squadra nel tiro 3D. Ovviamente stiamo parlando di World Archer. Sì, ne parliamo poi ancora per quanto riguarda la tipologia di bersagli, perché poi alla fine la differenza la fanno i tipi di bersagli su questo stile di tiro. Okay. Ovviamente l'arco nudo ha tutta un'altra tipologia, strategia, metodo di tiro e anche un'altra filosofia, no? Se io voglio competere con questo arco qua, so benissimo che dovrò regolarmi di conseguenza, ma la soddisfazione ovviamente interiore sarà enormemente migliore. Nelle gare archi nudi, archi istintivi e archi non buono possono competere tra di loro. È molto difficile, a meno che non ci siano molti bersagli mobili. Allora in questo caso la metodologia del tiro con questa tipologia di archi sarà forse un tantino superiore, e effettivamente la tipologia di tiro la farà a questo punto esclusivamente il bersaglio. Sì, in effetti è proprio così,
fa molto la tipologia di bersaglio, la forza di utilizzo di questo, dell'arco tradizionale. In effetti è proprio così. Adesso vediamo un pochettino, sempre parlando in modo laico e pragmatico, un tiro laico e pragmatico, come utilizzarlo questo web shooting, cosa è conveniente fare, come approcciarsi nel modo migliore. La visione periferica, quindi dovrò valutare la distanza se è oltre i 20 metri e una volta in ancoraggio dovrò allinearmi e controllare la visione periferica della freccia, sempre lo sguardo sul centro del bersaglio, vedrò la punta della freccia nella visione periferica, rilascerò e la freccia andrà nel centro. Il mio cervello ha elaborato dove vedere e non vedere, vedere sfocato la punta della freccia con la mia visione periferica in un certo punto, e questo punto sarà appunto dato dalla distanza a cui è posizionato il bersaglio. Sì, e in un prossimo video vedremo effettivamente come organizzarci, con che metodo organizzarci per farci un gap shooting preciso, per avere un metodo comunque per sapere dove posizionare la punta, dove vederla e non vederla, diciamo visione secondaria, diciamo quello che vogliamo, ma dobbiamo pur, se vogliamo mantenere una certa posizione e avere una performance adeguata, sapere più o meno dove posizionarla. In effetti, ci sono poi dei metodi che vedremo poi, in un altro video. Comunque vi anticipo qualcosa. Ad esempio, intanto bisogna fare una prova sul bersaglio per farsi una tabella, perché la cosa principale è avere due punti, che sono quelli del punto 0, dove con la punta della freccia nel centro si va nel centro, e il punto di inversione, dov'è che a un certo punto la parabola sale e nel punto di inversione dopodiché scende. Dopo che abbiamo fatto queste prove, e vedremo nel prossimo video, dovremo farci una tabella di questo genere, che è una tabella che ci dice dove andare per ogni sagoma, più o meno, andare a vedere con la visione secondaria la nostra punta della freccia. Giusto per non avere poi alla fine un discorso di questo genere, e cioè alla fine avere dei segni sul riser, che proprio assolutamente no. Questo, e molti fanno così, non hanno un metodo, e cosa fanno? Usano le venature, usano dei segni, e questo assolutamente questo non lo possiamo accettare. E quindi dobbiamo per forza avere un buon metodo, sempre tecnica, metodo è quello che serve. Vediamo il finale, e io intanto vi saluto e ci vediamo poi al prossimo video, che vedremo appunto un metodo adeguato per poter avere una buona performance anche con l'arco tradizionale. Ciao a tutti! Difficile, forse sì, preciso, forse no, però con l'addestramento si possono ottenere ottimi risultati. Ma il bello di questo tiro non è solo colpire il bersaglio con precisione, il bello di questo tiro è quello di mettersi alla prova e di mettersi in competizione con noi stessi. Questo è il vero spirito dell'arco tradizionale. Grazie.